Ciao, benvenuti nel mio podcasting stagione 14. Vi racconterò le bloggate che sui miei blog hanno avuto più successo. Fate riferimento ai blog Mia Fantascienza, Mio Radar e Quale Contatto. Ciao. Stagione 14, episodio 155, Mio Podcasting. Ciao, benvenuti a un altro episodio. In questa bloggata audio podcast di che cosa andremo a parlare? Scienze e decisioni, dialogo con professor Merler e professor Vespigiani. Poi, quale fu il ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid-19? Ecco, un podcast bello tosto. Il link per raggiungere la mia bloggata proveniente dal mio radar lo trovate come al solito in descrizione. La bloggata la possiamo suddividere in due parti. La prima parte è un webinar del punto Scienza delle Decisioni, dialogo con professor Merler e professor Vespigiani, che parlano appunto delle varie ondate Covid che si sono susseguite. Io vi consiglio caldamente di andare a visionare questo webinar perché è illuminante sulla reiterazione, io oserei dire, anzi senza osare, dato che ci sono le evidenze, diciamo, e le informazioni che possono essere poste sistematicamente in modo organico a supporto questa mia opinione. Errori sistematici che furono ripetuti dalla prima ondata alla seconda ondata, terza ondata e via così a seguire. Quindi errori ripetuti, non lo dico io, lo dice il professor Merler, il professor Vespigiani in questo webinar che vi consiglio caldamente di andare a visionare tutto. Dunque, passiamo alla seconda parte di questo podcast che io vi vado a sintetizzare. Se volete espandere il tema, il link, come al solito vi ho già detto, lo trovate in descrizione. Quale fu il ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid-19? Ecco, lo possiamo sintetizzare con la frase cover appare i fatti. Allora, il ruolo dei mass media italiani in tutta l'epidemia Covid è stato quello di spacciare propaganda e disinformazione per agevolare le offensive batteriologiche SARS-CoV-2, onde massimizzare il numero di italiani morti di Covid-19. Questa è la tesi della mia bloggata. Il perché espanso in dettaglio lo potete trovare in descrizione. Io qui ve lo sto a sintetizzare per sommi capi. Dal 22 gennaio 2020 i mass media italiani smisero di interessarsi dei fatti. Bastava che i mass media italiani appunto andassero a leggere cosa diceva Wikipedia sulle pandemie per capire che la quarantena e il tracciamento erano strumenti importanti per ridurre l'entrata in Italia del virus SARS-CoV-2. Si badi bene che all'epoca ancora non si sapeva dell'esistenza e del ruolo dei pauci sintomatici e degli asintomatici nello spargere il virus, né si sapeva della loro esistenza e quindi del loro ruolo, che invece fu scoperto dal professor Crisanti, che tamponò in massa Voe Euganeo scoprendone l'esistenza nella piramide e nella circolazione dei contagi. Tanto di cappello al professor Crisanti, che assieme al professor Galli furono dei luminari per, diciamo, le informazioni che ebbero a rivolgere alla popolazione. Allora sorge la domanda: perché i mass media italiani dal 22 gennaio 2020 al 21 febbraio 2020 non andarono a leggere quello che stava scritto su Wikipedia circa il ruolo delle pandemie e il ruolo della quarantena? E perché i mass media italiani diedero del razzista a chi invocava l'uso della quarantena? Non ve lo ricordate? Ai. Nessun mass media italiano
in Italia fece il culo a strisce al governo Conte 2 per l'invio scellerato in Cina delle mascherine che assottigliò le difese NBC italiche, non essendo l'Italia all'epoca un produttore di mascherine. Nessun mass media in Italia fece il culo a strisce al governo Conte 2 per il mancato presidio dei confini italiani, quanto per il mercato tracciamento, quanto per le mancate quarantene, quanto per la mancata chiusura di Schengen. Nessun mass media italiano fece il culo a strisce al governo Conte 2 per le violazioni delle zone rosse, con due riflussi di persone dal nord al sud che sparsero il contagio Covid. Ve lo ricordate? Non ve lo ricordate? Ai. A quel punto è che non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Andiamo avanti. Una prima ondata Covid emerse dal vociare di mass media italiani la delirante discussione morti per Covid e morti con il Covid. Per i mass media italiani i morti con il Covid non erano deceduti e non andavano appunto contati come morti. Ecco, non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Nell'estate 2020 tutti i mass media italiani coprirono l'allarme della seconda ondata Covid-19 in autunno-inverno 2020, che fu prevista dal professor Crisanti, dal professor Galli, dal professor Ricciardi. Non ve lo ricordate? Ai. I mass media italiani spacciarono dosi super massive di merda cacofonica, le scelte assassine del governo Conte 2 perpetrate nei primi mesi del 2020 furono occultate dai mass media italiani, che non criticarono le scelte del governo Conte 2 di ignorare la strategia Crisanti, appunto, di infetti zero, che all'epoca era veramente possibile, ancora era possibile. Sorge quindi una domanda: quante persone contribuirono a tombare indirettamente i mass media italiani che nell'estate 2020 spacciarono propaganda e disinformazione, celando al popolo italiano l'esistenza della seconda ondata ed inducendo nel popolo italiano un falso senso di sicurezza e contribuendo a causare comportamenti rischiosi ed inopportuni che poi nel settembre 2020 produssero uno stratosferico numero di infetti asintomatici e pauci sintomatici, i quali a loro insaputa contribuirono a spargere il virus causando morti di Covid-19. Non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Nessuna immunità di gregge fu prodotta dai banchi a rotelle, oppure dai monopattini elettrici, oppure dalle sanatorie per immigrati clandestini varate nell'estate 2020. Non ve lo ricordate? Ai. Poi il governo Conte 2 prese per il culo tutta Italia, le regioni Arlecchino non rallentavano niente di Covid-19. Ecco, questo discorso non lo dico io, lo dice il professor Merler nella webinar che io vi suggerisco di andare a vedere, in cui vi spiegherà il perché le regioni gialle non rallentavano niente e solo le regioni rosse effettuavano, diciamo, un rallentamento dei contagi, perché le regioni bianche, le regioni gialle, le regioni arancioni, ecco, non servivano a nulla per il rallentamento dell'epidemia. Questo non lo dico io, riporto le frasi del professor Merle, che vi spiegherà nel webinar le ragioni del perché solo le aree rosse, diciamo, causavano e permettevano un rallentamento dell'epidemia.
quindi le regioni Arlecchino non rallentavano niente, sino a quando appunto non si arrivò alle regioni in rosso in metà novembre 2020. Il governo Conte 2 non mosse un dito per portare qualche licenza di vaccino in Italia. Patuanelli, Movimento 5 Stelle alle attività produttive, non fece niente. I mass media di Forza Italia spersero disinformazione per celare i contagi che non calavano. Covid, attacco batteriologico cinese, perché la dittatura cinese era invidiosa dell'Occidente. Ecco, i mass media italiani diedero molto spazio poi no mask, no virus. Un'operazione di intrafottimento dei servizi per far apparire il governo Conte 2 come un'istituzione benevola e non un pianificatore d'offensive batteriologiche ai danni del popolo italiano. Nessun mass media italiano fece notare che l'ondata autunnale e invernale del 2020 era stata prevista, sarebbe stato evitabile, che i mass media italiani l'avevano celata al popolo italiano nell'estate 2020. Ecco, quante persone italiane contribuirono a tombare indirettamente i mass media italiani nel dare così ampio spazio ai no virus no mask, che nell'autunno inverno 2020, questi no virus no mask erano tutti ex militari e probabilmente sotto il controllo SIOS, ecco, andavano spacciando deliranti affermazioni facendo apparire il governo Conte 2 un'istituzione ragionevole ed incolpevole e non il feroce pianificatore d'offensive batteriologiche che aveva sottratto al popolo italiano un'enorme montagna di informazioni utili che, se diffuse in tempo, avrebbero potuto prevenire la seconda ondata Covid. Punto di domanda? Non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Risultato di governo Conte 2 al 31-12-2020 fu una catasta di morti, 74.159 decessi Covid in Italia nel 2020 con 2.107.166 infetti italiani all'incirca. L'Italia fu nel 2020 il primo peggior paese europeo per totale decessi di Covid in senso assoluto. L'Italia nel 2020 fu il peggiore quinto paese al mondo per totale morti di Covid in senso assoluto. L'Italia nel 2020 fu il peggiore quinto paese al mondo con morti per milioni di abitanti. L'Italia nel 2020 fu il quarto peggior paese al mondo con più casi attivi di Covid. L'Italia nel 2020 fu l'ottavo peggior paese al mondo con più ricoverati di Covid. L'Italia nel 2020 spuntò un PIL di meno 8.8%, il peggior risultato di tutta Europa. Il livello dei contagi nei primi mesi del 2021 in Italia restò altissimo, già da dicembre 2020 i contagi non calavano, e mentre gli italiani erano costretti in casa oppure stavano male nei letti d'ospedale, pure a casa, il governo Conte 2 già meditava in dicembre 2020 le modalità su come far entrare la variante inglese, facendo detonare una nuova epidemia con un nuovo motore epidemico Covid, appunto quello da variante inglese, che avrebbe sostituito quello da Wuhan. I mass media italiani occultarono questi fatti, tutti i mass media italiani delirarono di Italia modello per il mondo alla lotta al Covid. Ma come? Se nel 2020 l'Italia fu il peggiore paese, come si faceva andare a spacciare la cazzata, la balla dell'Italia modello per il mondo alla lotta al Covid? Ecco, non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Nei primi mesi del 2021 i mass media italiani misero in croce il professor Galli, perché aveva detto che il suo reparto era colmo di varianti Covid. Ve lo ricordate? Come non ve lo ricordate? Ai ai ai. Ecco, l'informazione diffusa dal professor Galli era corretta. Lo specchio rappresentativo di quello che c'era e o ci sarebbe stato presto anche in Italia. Il professor Galli fu smentito dall'ospedale Sacco,
salvo poi, in meno di una settimana dopo, la realtà diede ampia ragione al professor Gallo. Ecco, ma i mass media non ritrattarono l'attacco. Non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurato epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurato epidemia. Poi i mass media italiani parlarono di vaccini che non arrivavano in Italia perché le cattivissime multinazionali vendevano le dosi di vaccino AstraZeneca al mercato nero. Ve lo ricordate? Balle, tutte balle! Le dosi di AstraZeneca che si trovavano nel mercato erano probabilmente le dosi del Sudafrica, della Svizzera, eccetera, quanto degli altri paesi che incominciavano a mettere da parte il vaccino AstraZeneca perché il vaccino era il vaccino più sensibile ad essere bucato dalle varianti SARS-CoV-2. Ecco, perché nel febbraio 2021 i mass media italiani produssero le fake news della presunta esistenza del mercato nero dei vaccini prodotto da AstraZeneca per proteggere politicamente i contratti di merda stipulati dalla von der Leyen e dal governo 2, tutti atti segretati, quando le dosi sul mercato di AstraZeneca che si trovavano erano probabilmente quelle del Sudafrica, della Svizzera, eccetera, che appunto questi stati incominciavano a mettere da parte AstraZeneca in quanto il vaccino era già stato bucato dalla presenza di varianti SARS-CoV-2. Punto di domanda. Perché tutti difesero il governo Conte 2 senza criticare il fatto che il governo Conte 2, quanto il sottosegretario Patuanelli alle attività produttive, non aveva portato nessuna licenza di vaccino per l'industria farmaceutica italiana? Ecco, sarebbe bastato andare a leggere Bloomberg 17 febbraio 2021. Vaccino AstraZeneca è abbandonato in Europa al crescere delle varianti Covid. 21 febbraio 2021, NBC. Lezione dal Sudafrica. Le varianti possono rendere inefficaci l'attuale generazione di vaccini. Quindi voglio dire, stampa aperta, Bloomberg e la NBC, voglio dire, non sono, diciamo, siti e testate inattendibili. Ecco, con questo ho detto quasi tutto. Poi alle elezioni di Roma 2021, già a partire dall'agosto 2021, i soliti mass media cattocomunisti, sempre loro, spacciarono propaganda e disinformazione. Italia fuori dalla pandemia! Il fatto che Draghi avesse fatto entrare la variante Omicron per mancata chiusura di Schengen e mancati controlli era un fatto che non doveva essere detto al popolo italiano. Il fatto che il governo Draghi aveva distrutto lo sforzo del generale Figliolo, che appunto il generale Figliolo, con i guariti e i vaccinati e con il motore epidemico della variante inglese, l'Italia sarebbe andata ad infetti zero, come poi accadde infatti in Giappone, che in Giappone in autunno 2021 andarono ad infetti zero, soffocando l'epidemia Covid, perché con i guariti e con i vaccinati e presidiando confini era possibile all'epoca andare ad infetti zero. Ma questo era un fatto che non doveva essere detto al popolo italiano. Infatti questo fatto, che di questo evento, della grande vittoria del Giappone sul Covid nell'autunno 2021, è un fatto che non permeò mai nell'agone mediatico italiano, né sulla stampa né tantomeno sull'acquario dei pesci del DTT. Il fatto che poi chiudessero gli hub vaccinali già da agosto 2021, mentre sarebbe stata necessaria una terza dose di vaccino, era un fatto che i mass media italiani non dovevano dire al popolo italiano. Quante persone hanno contribuito a tombare indirettamente i mass media italiani che dall'agosto 2021 al 15 ottobre 2021, spacciando propaganda e disinformazione con Italia fuori dalla pandemia ed inducendo nel popolo italiano un falso senso di sicurezza e contribuendo così a causare comportamenti rischiosi che poi da metà ottobre 2021 produssero uno stratosferico numero di infetti asintomatici e pauci sintomatici, i quali a loro insaputa contribuirono a spargere il virus, causando per trascinamento un'enorme quantità di morti di Covid-19. Ecco, non esiste
Nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Entrò in azione in novembre e dicembre 2021 l'infame propaganda disinformazione dei mass media italiani cattocomunisti, i fedeli cani da guardia di Dachau. Omicron era solo un raffreddore e la gente moriva di tonsillite. Ecco, le perle di merda mass mediatiche mutarono la narrazione da Italia fuori dalla pandemia alla merdata è tutta colpa dei Novax. Ecco, era una mega stronzata mediatica, l'ennesima montagna di perle di merda sistematicamente spacciate dalle fonti inquinate dei mass media italiani. Questo non lo dico io, questo dice il professor Merle, che se andate a consultare appunto il webinar che è collegato in questa pagina sentirete dalla viva voce del professor Merle e professor Vespigiani appunto questo commento, che queste informazioni asperse dai mass media italiani sulla colpa, presunta colpa, diciamo, dei Novax, era una cosa che era un'affermazione completamente delirante. Ecco, i mass media italiani non dovevano dire che gli hub vaccinali chiusi sino a metà novembre 2021, ecco, non avrebbero potuto vaccinare i Novax ravveduti quanto gli italiani in terza dose, anche perché il magazzino vaccini Generale Figliolo era in penuria di vaccini per la terza dose, dato che gli hub vaccinali erano in chiusura già da metà agosto 2021. Non esiste nel codice penale italiano, questa è colpa del governo Draghi, non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia, non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Nel 2022 il Covid è diventato endemico. Ecco, il link che trovate in questo mio nella descrizione di questo podcast appunto vi riporta alla mia bloggata, dove troverete in un grafico che è l'anamorfosi lineare del delta infetti, rilevato a due giorni con una serie storiche divise per anni, per cui a parte diciamo l'ultima parte in cui poi i dati furono cambiati da quotidiana a settimanale, comunque una piccolissima parte, troverete tutti i delta infetti praticamente a due giorni e noterete che appunto nella serie storica del 2021 non si raggiunse mai i punti di minimo del 2020 e del 2021, perché ancora nel 2020 e 2021 il Covid non era endemico, lo divenne dopo una serie successiva di ondate dal 2020, tutto il 2021 e poi nel 2022. È chiaro che non si poteva più pensare di fare una strategia di infetti zero, perché ormai era diventato endemico. Quindi nel 2022 il Covid diventò endemico e non si raggiunsero mai i livelli minimi epidemici del 2020 e 2021. Si susseguirono dal 2022 ondate epidemiche con varianti che bucarono rapidamente i vaccini. Presi vaccini Pfizer Moderna per Omicron 1 e 2, subito bucati rispetto all'aggiornamento Pfizer per Omicron 4 e 5. Con la scelta folle ed assassina della rimozione delle mascherine nei periodi autunnali invernali del 2022, in contesti da alti livelli di contagio, il tasso di mortalità è vero che è calato con il tempo, sicuramente effetto quanto dei vaccini quanto di una minore, diciamo, letalità del virus a suon praticamente di mutare. Tuttavia i morti continuano e continuano ad esserci, e non furono nemmeno pochi, tutt'altro. Non li volete sentire il numero dei morti, lo so, vi fa paura, ma questa è la realtà, è procurata epidemia. In data 1 marzo 2023 la procura di Bergamo indagò con l'inchiesta preliminare sul Covid-19 Conte Speranza. Una notizia bomba, con questa notizia, a distanza di 3 anni ci si sarebbe aspettati che i mass media italiani nel 2022, anzi, pardon, nel 2023, ecco, a distanza di 3 anni, nel 2023 ci sarebbe aspettati che i mass media italiani, i primi mesi del 2023, andassero, diciamo banalmente, a rileggersi i titoli dei giornali del 2020,
dal 21 gennaio 2020 al 18 marzo 2020, in modo da trarne dei fottuti fatti salienti, riproponendoli al popolo italiano come memoria con una breve rubrica di fatti. Accadde il giorno XY, come ad esempio accadde il 15 febbraio 2020, salpano da Brindisi le 250.000 mascherine che il ministro degli esteri Di Maio regalò alla Cina. Accadde il 21 febbraio 2020 il primo caso di coronavirus in Italia e in Lombardia. Accadde il 23 febbraio 2020, mentre dilagava un'epidemia in Italia e nel mondo, Bergoglio disse: i leader populisti seminano odio come negli anni 30. Accadde il 25 febbraio 2020, Conte accusò l'ospedale di Codogno di gestione poco prudente. Accadde il 27 febbraio 2020, il presidente delle Marche chiuse le scuole, mentre il sindaco Gori diceva: Bergamo, non ti fermare. Accadde il 28 febbraio 2020, a Lodi 51 ricoveri, ma Battarella disse: basta paura irrazionale, mentre a Ginevra saltava il salone dell'auto. Accadde il 4 marzo 2020, il governo Conte 2 avvocò la competenza sulla creazione delle zone rosse. Accadde il 5 marzo 2020, l'Italia varava il distanziamento sociale, ma Bergoglio scriveva: giovani, non isolatevi, prossimità vuol dire felicità. Accadde l'8 marzo 2020, dichiarate in quarantena Lombardia e 14 province, e contestualmente furono presi d'assalto treni e autobus diretti a sud. Accadde l'11 marzo 2020, OMS dichiarò la pandemia di SARS-CoV-2 nel mondo. Accadde il 18 marzo 2020, Covid-19, colonna mezzi militari a Bergamo con feretri. Ecco, invece, i mass media italiani, dal 15 febbraio 2023 al 18 marzo 2003, non riproposero niente dei fatti storici più salienti della prima ondata, che sono quelli che io appunto vi ho elencato. Non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia, non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Tutti i mass media italiani dal 25 febbraio 2023 hanno ininterrottamente parlato per oltre 15 giorni di 80 persone morte affogate, tenendo ferma tutta l'agenda mediatica italiana e marginalizzando persino la guerra in Ucraina per un evento che ha tutta l'aria di essere una notizia schermo che è stata strumentalizzata per scopi di propaganda politica. In effetti l'evento del naufragio di Cutro pare quasi una grana trapiantata in Italia ad hoc, che è caduta su un vasoio politico d'argento proprio dopo le primarie PT. Pensar male, chissà, a volte forse ci si azzecca, punto di domanda. Tutti questi fatti, tracce, indizi ci portano dritti alla strategia di rigenerazione di Soros, di cui i mass media occidentali non parleranno mai, se non forse tra 50 o 100 anni. In Italia non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Se volete sapere cos'è la strategia di rigenerazione di Soros, il link lo trovate in descrizione, dove una serie di fatti vi riporteranno alla realtà, una realtà che non è mai emersa in Italia. Ecco, l'attività di governo è per definizione effettuare scelte le quali causano impatti, osservando gli impatti prodotti è possibile inferire quali fossero gli obiettivi che erano stati ricercati dai decisori. E qui trovate tutto. Poi, che in breve in sostanza sono: 1. Il Covid ha causato un enorme numero di morti per malati, un enorme numero di morti tra malati ed anziani. Non tutti gli anziani e vecchi votano PD, Movimento 5 Stelle, Leo, ma lo farebbero tutti gli immigrati clandestini con Ius Soli a 5 anni. Tutti gli italiani vecchi consumano pensioni, non lo farebbero gli immigrati clandestini per ragioni anagrafiche. Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani.
tutti gli italiani vecchi e malati consumano sanità. Non lo farebbero gli immigrati clandestini per ragioni anagrafiche. Covid-19 ha causato un enorme numero di morti tra malati ed anziani. Ecco, gli anziani hanno in media una bassa propensione all'acquisto, a differenza degli immigrati clandestini che sarebbero ben felici di comprarsi un sacco di beni tedeschi, americani, senza curarsi del saldo della bilancia commerciale italiana. Durante l'epidemia Covid-19 è stata costante la tensione politica a far sbarcare immigrati clandestini in Italia, quanto a fare sanatorie per gli immigrati clandestini. Gli immigrati clandestini sarebbero ben felici di comprarsi un sacco di panni tedeschi, americani, senza curarsi del saldo della bilancia commerciale italiana, anche beni giapponesi e cinesi. Quegli immigrati clandestini sarebbero ben felici di votare PD, Movimento 5 Stelle e LeU, che gli hanno fatto una sanatoria, e poi PD, Movimento 5 Stelle e LeU vorrebbero dare ius sole, ius cole. Gli immigrati clandestini per cause anagrafiche non consumano sanità e pensioni. L'epidemia SARS-CoV-2 in prima ondata ha causato il lockdown e poi restrizioni severe nella mobilità interpersonale anche in seconda ondata. Ecco, tutto questo causa il massacro delle attività economiche piccole, inducendone il loro fallimento. In questo modo si implementa in Italia una ristrutturazione del capitale, lasciando più spazio di mercato alle aziende italiane più grandi e forti, che sarebbero sopravvissute al Covid, che alla riapertura successiva avrebbero potuto occupare le quote di mercato delle più piccole imprese fallite. Ed è noto che in Italia la quasi totalità delle aziende italiane sia nella dimensione artigianale e piccola impresa. SARS-CoV-2 ha causato una riduzione della speranza di vita media, una demitralizzazione della piramide demografica, che è diventata più appuntita e più bassa. Ecco, per destrutturare il ricordo delle offensive batteriologiche scatenate dai governi del mondo, UE e NATO, contro la propria popolazione, che i mass media ebbero a coprire, per accelerare la detonazione di World War III in Asia e per lo shale gas ucraino, i Teodem USA attizzarono la crisi ucraina del 2013. La von der Leyen, Draghi, Mattarella, il Parlamento europeo, il Parlamento italiano, la destra italiana, tutti sventolarono la bandiera di un nemico immaginario, che la Russia era il primo partner energetico europeo e la Russia non ha attaccato un paese UE, la Russia non ha attaccato un paese NATO. Qui mi appello al professor John Mersheimer. Is aggressive NATO expansion to blame? Professor Mersheimer, se non lo conoscete ve lo dico io, non è un filo putiniano. Ex militare dell'USAF, professore all'Università di Chicago, alla cattedra di rapporti internazionali, professor Mersheimer è l'ideatore del Pivoting China. Ecco, nonostante il professor John Mersheimer sia una persona, diciamo, meritevole, intelligente, quindi un genio della geopolitica, ecco, non è stato mai tradotto in italiano dal 2022 nelle trasmissioni TV in Italia, mentre su YouTube proliferano le interviste al professor Mersheimer. Ecco, se volete andare a espandere questa bloggata, il link lo trovate in descrizione. Per questa lunga puntata è tutto. Scienza delle decisioni, dialogo con il professor Mello e il professor Vespigiani. Nella mia web page della bloggata troverete un bel webinar e poi troverete tutta la mia bloggata, che è il riassunto e il resoconto di quale fu il ruolo dei mass media italiani nell'epidemia Covid-19. Ecco, il ruolo dei mass media italiani in tutta l'epidemia Covid fu quello di spacciare propaganda e disinformazione per agevolare le offensive batteriologiche SARS-CoV-2, onde massimizzare il numero di italiani morti di Covid-19. Non esiste nel codice penale italiano il reato di favoreggiamento di procurata epidemia. Non esiste nel codice penale italiano il reato di concorso esterno in procurata epidemia. Ciao, per questa puntata è tutto, un saluto, alla prossima.